disegno di legge a firma il deputato Tancredi del Movimento 5 Stelle che riguarda la riforma del codice degli appalti. In particolare noi andiamo a modificare il sistema di determinazione della soglia di aggiudicazione, che in passato nell'ultima formulazione che è vigente in Sicilia aveva creato una serie di problematiche determinando un incremento enorme dei ribassi. Quindi abbiamo trovato un dispositivo che probabilmente è addirittura migliorativo di quello che c'è a livello nazionale, infatti stiamo anche vedendo di proporlo a livello nazionale per la modifica del codice degli appalti nazionale. Adesso è stato esitato dalla Commissione, aspettiamo che la Presidenza lo calendarizzi a pranzo a brevissimo, in quanto è un disegno di legge molto urgente, che ci viene richiesto sia dai comuni che soprattutto dalle aziende. Non sarà apportata alcuna modifica al testo iniziale, almeno in sede di aula probabilmente ci saranno degli emendamenti. Probabilmente, essendo un testo molto tecnico, non verrà più toccato, quindi si spera che non venga più toccato. Comunque devo dire che c'è stata ampia condivisione anche di altri gruppi parlamentari su questo testo, che ha visto la collaborazione di tanti soggetti che hanno dato il loro contributo. Quindi credo che sia una cosa importante per la Regione, anche perché potrebbe sbloccare nell'immediato tutta una serie di appalti che in questo momento non decollano proprio per problematiche legate all'aggiudicazione.